Viva Bellini! Il teatro Bellini, viva! Noi oggi purtroppo non abbiamo avuto buone notizie perché la Regione Sicilia non ci ha dato l'esercizio provvisorio, quindi siamo in fase di stallo totale. Si può dire che a questo momento domani è il nostro ultimo concerto programmato e non abbiamo certezza di ciò che succederà da dopodomani in poi. Questa è una situazione a dir poco allarmante, io sono veramente molto preoccupato. L'unica via d'uscita in questo momento è quella della Regione. La Regione deve darci intanto l'autorizzazione provvisoria e poi darci ciò che sono i soldi che ci spettano, ecco, quelli che ci servono per mantenere vivo quest'ente, ma non per sopravvivere. Noi dobbiamo vivere per dare a voi ciò che meritate, ecco, questo penso io. E che desiderate, esattamente, ma anche lo meritate, perché il pubblico catanese merita questo. Cioè, non merita questo disastro, merita musica, merita opere, merita le migliori prosa, produzioni possibili, prosa, tutto quello che è cultura. I teatri non possono chiudere, devono aprire, devono stare aperti a tutti. Anni e anni di tagli hanno impoverito il teatro di uomini e di mezzi, quindi ora siamo arrivati proprio al lumicino. Siamo arrivati al lumicino e se non si interviene immediatamente con un reintegro dei fondi, e non con l'approvazione. Avete nessuna notizia? No, al momento è tutto fermo, sì. Noi abbiamo, sicuramente il collega ha spiegato meglio di me, che non è stata approvata l'esercizio provvisorio e di conseguenza la stagione estiva, che già di per sé era fortemente decurtata di titoli importanti. Sono anni ormai che non facciamo un'opera d'estate, che non possiamo utilizzare il teatro greco-romano. Lasciamo stare gli altri teatri di pietra che sono preclusi al teatro Bellini, mentre sono aperti a tutti. In ogni teatro di pietra si fa un'opera quest'anno, ma non ci siamo noi. Il fatto grave che siamo stati ricevuti dal sovrintendente oggi. Ma a proposito, è il vecchio sovrintendente, c'è un cambio adesso? Dovrebbe, il mandato del sovrintendente scadrebbe a giugno, ci sono delle voci che lo potrebbero prorogare per qualche altro tempo, ma sono solo voci. Per quanto mi riguarda, dalla riunione di oggi è venuta fuori una cosa molto grave, molto seria, che appunto, come dicevamo prima, la stagione estiva è fortissimamente a rischio, la stagione invernale è a sua volta a rischio perché comunque i fondi sono stati decurtati e se non si interviene subito è grave. In più c'è il fatto che oggi il sovrintendente ha utilizzato una metafora molto seria. Ha detto siamo nel deserto e abbiamo solo un litro d'acqua, quindi non possiamo andare avanti con un litro d'acqua all'infinito. La situazione è molto grave e penosa per chi come noi vive al di là del palcoscenico, tutti retroscena, perché dopo tanto lavoro, dopo tanti sacrifici, ti rendi conto che questo lavoro va a farsi benedire, quindi... ridurre un teatro in queste condizioni è penoso per noi, per la città e per chi ama la lirica. Allora, che il teatro sia una risorsa culturale, identitaria, sociale e anche economica per la Sicilia e per il paese non c'è ombra di dubbio. Noi abbiamo il nome del Bellini che dobbiamo tenere alto. Fino adesso ci siamo riusciti, lo dimostra il fatto che anche stasera c'è un concerto meraviglioso, anche domani, e che i primi 5 mesi abbiamo raggiunto il record di incassi e di presenze, i primi 5 mesi del 2019, quindi vuol dire che il teatro è vivo. Gli abbonati nel 2019 sono di nuovo aumentati rispetto agli anni precedenti, quindi il teatro fino ad oggi ha fatto il proprio dovere. Però ovviamente l'attività teatrale, sinfonica e lirica in particolare ha bisogno delle risorse, perlomeno della copertura della soglia minima che è il costo del personale. Quindi è chiaro che siamo tutti preoccupati perché ogni giorno che passa rende più difficile portare avanti le procedure e gli atti amministrativi. Il presidente Musumeci si è impegnato direttamente. Ci tiene senz'altro, l'ha dimostrato, l'ha detto e questo sarà sicuramente fatto. Ovviamente occorre fare in fretta perché noi abbiamo bisogno di riavviare tutte le iniziative programmate già a partire dalle prossime settimane e questo è assolutamente indispensabile. Viva Bellini! Il teatro Bellini!